Buonasera a tutti e a tutte. Innanzitutto vi ringrazio, ecco, per questa opportunità di condivisione di esperienze vissute per capire un po' anche come provare a collettivizzare, ecco, gli immaginari a partire di quelle che sono un po' le esperienze di contaminazione. Io proverò semplicemente a portarvi un po' di quello che è un'esperienza vissuta sicuramente individuale, ma soprattutto collettiva. Vengo da Taranto. Per chi non sapesse, Taranto comunemente riconosciuta anche dall'ONU e dall'Unione Europea come una zona di sacrificio. La zona di sacrificio si intende da un punto di vista, ecco, di letteratura scientifica, in quei luoghi, in quei margini dove il diritto di inquinare si naturalizza da questo punto di vista. Però, più che parlare un po', ecco, della storia di Taranto, mi piacerebbe un po' più parlarvi di cosa significa vivere nascere e vivere in un territorio dove si riproduce quotidianamente quello che comunemente è definito il ricatto salute lavoro ambiente. Io non posso che dirvi, cioè, sono studente emigrato. Oggi vivo a Bologna e parto sempre da questo presupposto che Taranto per me è quindi la mia terra natia. È terra migrante, ma anche per me è la terra dove ripenso i modi di essere e di abitare radicalmente il pianeta. Da questo punto di vista, quindi vado sempre alla ricerca nel momento in cui provo a collettivizzare questa esperienza tra crisi socio-ecologica e la questione locale, la necessità di provare a costruire un noi e quindi di non rimanere su un piano individuale, ma di ricercare un piano sistemico. Per me, diciamo, la presenza dello stabilimento siderurgico ex Ilva, oggi Acciaierie d'Italia, è forse è ben giusto ricordare che da qualche mese è stato riapprovato l'ennesimo scudo penale da parte del governo di estrema destra Meloni, però per noi, io faccio parte di un laboratorio politico che si chiama Raggia Tarantina, dove proviamo a rielaborare un po' e riarticolare la nostra esperienza di contaminazione. Per noi l'ex Ilva è sempre stato un punto di partenza di come coesistono delle forme di devastazione rispetto alla presenza di fonti inquinanti. Infatti non abbiamo solo l'ex Ilva, abbiamo la raffineria Eni, abbiamo una base NATO, perché è giusto forse ricordare il rapporto che si cela a Taranto tra industrializzazione e militarizzazione, quindi anche il rapporto tra ecologia e guerra che si va a creare all'interno di due specifici contesti. E in qualche maniera quello che noi ci preme sottolineare per me è un punto di partenza, perché non è tanto la questione Ilva in sé, non è tanto la questione delle fonti inquinanti, ma interrogare il diritto all'abitare del territorio, del nostro territorio, e il rapporto tra corpi e territori che si vanno a instaurare all'interno di forme di inquinamento da questo punto di vista. Il tema di oggi per me è molto stimolante e mi mette anche in una posizione abbastanza, come posso dire, scomoda, nel senso che ovviamente non è una questione che io oggi riesco a superare, nel senso che il rapporto tra diritto allo studio e crisi climatica, di cui oggi sono felice che finalmente si riesca a trovare non un punto sistemico, però mi viene subito da dire, da sempre nei paesi sia del Mezzogiorno che del Sud globale abbiamo sempre migrato, non solo per questa narrazione stavamo parlando prima con la prof, no? Di questa ricerca del salario, no? Il ricatto occupazionale. Noi non migriamo solo per questo, cioè, nel senso, noi uno prima di tutto rivendichiamo il fatto che per noi la libertà di movimento è necessario, libere di andare e di restare. E quindi questo è il primo elemento che ci sembra in realtà che ci interroga la questione del ricatto salute lavoro ambiente come discorso dominante da questo punto di vista. Se vai sei un traditore perché non lotti per la tua terra, se migri invece scordi le tue radici. Noi questa dicotomia la vogliamo completamente decolonizzare, superarla e dire che invece l'esperienza vissuta della contaminazione ci dice qualcosa di più, e soprattutto ci dice che ci possiamo riappropriare di questa esperienza, e quindi che la contaminazione non è che la subiamo soltanto. Noi attraverso l'esperienza della contaminazione ripoliticizziamo la nostra soggettività, ripoliticizziamo la nostra vita, che è ben diverso, e questo ripoliticizzare ci parla di un diritto fondamentale, che è il diritto alla lotta.
E penso che questo sia sempre il punto di partenza come soggettività migranti, attraverso la quale noi ripensiamo i nostri corpi nei grandi tanti spazi in cui spesso e volentieri si presenta la violenza strutturale. Per violenza strutturale, brevemente, fu un termine coniato da un grande sociologo antropologo della salute, Paul Foerner, medico militante, dove diceva che attraverso questo termine diceva come si riproduceva questa violenza attraverso limiti strutturali, limiti provocati dalla povertà opprimente, quindi una questione di classe, dal sessismo e dal razzismo sistemico da questo punto di vista. È all'interno del processo, è giusto, non è tanto una connotazione storica perché in realtà è molto più contemporanea, tutto il processo di modernizzazione di Taranto e quindi della nascita e dello sviluppo della questione ex Silva, che venga a chiarire, da destra a sinistra era fortemente voluta perché era all'interno di quel processo in cui la classe operaia riscattava il suo progresso, questa è stata un'allusione coloniale, lo sviluppo come promessa salvifica di un sud arretrato. Quando invece fondamentalmente oggi possiamo dire, anche con un certo, come posso dire, con un certo posizionamento convinto, che forse questo sviluppo e questa retorica del progresso ha portato invece a quello che invece sono le conseguenze irreversibili sul territorio tarantino, mi direi anche adesso all'interno di una condizione globale. Andando quindi sul rapporto tra diritto allo studio e crisi climatica, quindi non c'è solo la negazione di quello che è un bisogno, che in questo caso può essere, no, avere diciamo, il diritto ad autodeterminarsi, quindi io decido di rimanere nel mio territorio perché voglio studiare nel mio territorio, ma non soltanto per una questione di competenze, io non sono molto più su questo posizionamento, io penso che i saperi siano all'interno di una necessità di sviluppare una forza, una potenza collettiva che ci permette di mettere in discussione l'esistente. Quindi non guardo tanto alla competenza, perché questo poi la prof ci dirà sicuramente meglio, ma penso che la produzione di saperi al di fuori di dinamiche disciplinanti, al di fuori di dinamiche di profitto, al di fuori di dinamiche di potere, i saperi ci permettono di riportare il dibattito nelle comunità e quindi di riportare il processo di trasmissione di saperi a quella che è la sua forza, ovvero trasformativa, rivendicare la giustizia sociale, rivendicare una trasformazione del reale, rivendicare come a partire dalle nostre esperienze vissute noi esistiamo e pretendiamo di esistere. Quindi non tanto il diritto allo studio come mero bisogno, mi piacerebbe interrogare il diritto allo studio come desiderio individuale e collettivo di poter immaginare nuovi mondi da abitare da questo punto di vista. Però questo, come posso dire, è un primo passo, però c'è ovviamente una matrice che è necessaria da mettere in discussione, ovvero, come dicevo prima, questa presunta modernità che si è instaurata nel nostro territorio. Vi faccio un esempio lampante e pratico. Oggi tutta la politica ambientalista PD Verdi che oggi governa il territorio locale ha creato, diciamo, il suo cavallo di battaglia, il progetto di ecosistema Taranto, e uno degli slogan più imperanti: Taranto non è solo l'Ilva. Quindi creare un'immagine di Taranto appetibile attraverso la quale si stanno instaurando nuove politiche di devastazione socio-ecologica, ovvero la turistificazione di massa, il turismo croceristico e nuove forme di colonialismo marittimo da questo punto di vista. E quindi fondamentalmente questa allusione che Taranto non è solo l'Ilva ci sta ancora riponendo sul fatto che nuovi modelli di sviluppo che vogliono passare attraverso questa cornice della sostenibilità in realtà ci parlano non solo di greenwashing da questo punto di vista, ma ci parlano ancora di espulsione delle comunità, perché si parla di gentrificazione dei quartieri, si parla ancora una volta di negare quelli che sono i bisogni materiali, ovvero il diritto allo studio, diritto alla sanità e alla salute, perché non vogliamo soltanto servizi di base che si prendino cura e soprattutto che in qualche maniera facciano rendere evidente quelle che sono le conseguenze irreversibili che oggi producono le fonti inquinanti, ma vorremmo all'interno una trasformazione completa di quello del concetto di salute da questo punto di vista. Perché dico questo?
perché ovviamente spesso e volentieri quando si parla di Taranto si fanno delle dicotomie: ricatto salute lavoro, salute ambiente, lavoro ambiente, non si riesce mai a tenere i tre assi insieme, no? E spesso e volentieri su questi tre assi è dove si gioca fondamentalmente tutta la questione del ricatto, proprio per dare un po' la questione più materiale in questo. Quindi come posso dire, faccio intervenire anche quella che è proprio la mia esperienza da attivista politico. Diciamo che uno dei maggiori come posso dire, elementi che secondo me rendono pratico e materiale di quello che voglio condividere, noi il 4 maggio 2019 all'interno di una piattaforma nazionale proponeva fondamentalmente la chiusura di tutte le fonti inquinanti contro le grandi opere inutili, che si apriva all'interno di una piattaforma nel 2019, noi il 4 maggio 2019 scendiamo in piazza e diciamo: vogliamo avere autodeterminazione sui nostri corpi per avere decisionalità sui nostri territori. Quindi all'interno di un corteo nazionale per noi era il primo punto di partenza per dire: non pretendiamo solo la chiusura delle fonti inquinanti, ma vogliamo pretendere un ripensamento radicale dei modelli comunitari e territoriali. Questo percorso, dato che non si era chiuso, era solo un inizio dell'evento, diciamo di quello che sarebbe stato un processo politico. Cosa succede a luglio 2019 a Taranto? Luglio 2019 a Taranto esce un articolo: le scuole, le due uniche scuole limitrofe presenti nel quartiere Tamburi, per chi non lo sapesse, il quartiere Tamburi è quello praticamente limitrofo allo stabilimento siderurgico Ex Ilva, vengono chiuse per presenza di diossina. Quindi all'interno delle scuole c'è presenza di diossina e quindi le scuole vengono chiuse. Ovviamente diventa super matematica la questione, anche subito leggibile la contraddizione: possiamo chiudere le scuole, possiamo avere gli ospedali inquinati, ma la fabbrica deve continuare a produrre. Questo è il primo punto, quindi dove in qualche maniera la contraddizione tra crisi socio-ecologica e diritto allo studio si scontrano. Dico crisi socio-ecologica perché non solo l'Ilva produce, ovviamente è un climate monster a tutti gli effetti, ma secondo me ci interroga non solo la questione della migrazione, ma ci interroga anche la questione del diritto alla cura. E quindi cosa significa la cura e soprattutto il valore del lavoro di cura, essenziale per avere una vita dignitosa, essenziale per la riproduzione sociale di corpi e territori. Cosa succede? Ci riuniamo come attiviste, ci riuniamo come soggettività, come cittadine, assieme a un'altra associazione chiamata Tamburi Combattenti, maggiormente con presenza donne e madri del quartiere. Preferisco specificare perché in qualche maniera per me è leggibile il conflitto, questo passaggio: il conflitto non è più tra capitale e lavoro, il conflitto si gioca su capitale e vita, che è ben diverso, c'è un passaggio, c'è una lettura, una semantica diversa in questo senso. Decidiamo con le associazioni, quindi con gli abitanti del quartiere, di occupare quelle due scuole. Per me sono stati diciamo dei giorni forse più significativi della mia vita da questo punto di vista. Da un lato perché effettivamente sperimentavamo e collettivizzavamo dal punto di vista comunitario la rabbia e il dolore. Per la prima volta la rabbia e il dolore non erano all'interno di una dimensione privata, ma diventavano dibattito pubblico, dibattito di assemblee, dibattito di auto-organizzazione e organizzazione, sia nelle piazze che nelle sedi istituzionali. Il secondo elemento, forse come posso dire, mi ha reso ancora più evidente quanto ci sia un processo di normalizzazione del sacrificio, non solo della zona in sé, ma del fatto di essere sacrificabili. Nello stesso giorno di occupazione, per rendere evidente quindi quanto il meccanismo di guerra tra povere che avevano innescato a Taranto era evidente, una delle persone occupanti che occupavano con noi le scuole era un operaio Ex Ilva. La mattina del giorno successivo questo operaio Ex Ilva, finita l'occupazione, prende la macchina per andare in fabbrica e nel tragitto per andare in fabbrica, dato dal cumulo di anche a livello proprio emotivo, fa un incidente e quindi muore durante per andare a lavorare in quella fabbrica e al contempo mentre stava occupando. In quel momento quell'occupazione crea una serie di emozioni contrastanti, cioè rende tangibile la materialità delle nostre vite, rende tangibile la materialità delle nostre esistenze e soprattutto in qualche maniera
faceva un passo superiore sulla questione del diritto allo studio. Perché questo? Perché il giorno successivo, assieme alle donne e le madri del quartiere Tamburi, decidiamo di occupare il consiglio comunale. Da una parte le donne e le madri del quartiere, insieme a noi cittadine attiviste, non pretendavamo soltanto il fatto di essere riconosciute come parte resa, cioè di essere quella parte che quotidianamente subisce la violenza e quella parte che quotidianamente viene relegata ai margini di questa zona di sacrificio, ma c'era un tentativo superiore, c'era la richiesta di non separare il diritto allo studio al diritto ad avere una vita dignitosa, e quindi basta anche questo scontro, tra virgolette, tra la classe operaia assassina e invece la cittadinanza che vuole un immaginario diverso. Si cercava invece finalmente un'alleanza, un processo strutturale da questo punto di vista, che non separasse più il ricatto salariale dal ricatto che subivamo sui nostri corpi, da chi subisce il processo di inquinamento però non partecipa al processo produttivo della monocultura dell'acciaio da questo punto di vista. Mi piace da questo per raccontare questa, diciamo, queste due esperienze, diciamo, di occupazione, una delle immagini che non mi scorderò mai è proprio quando durante l'occupazione, cioè, una delle madri si mette proprio al centro del consiglio comunale. Ancora una volta il consiglio comunale aveva negato durante la discussione assembleare il problema della chiusura delle scuole da questo punto di vista, e in quel momento quell'occupazione al centro sembrava non soltanto di dire pretendiamo di esistere, ma ci fu una chiamata praticamente collettiva, la città si riversa nelle strade, pretende non solo il diritto allo studio, quindi una soluzione alternativa, ma pretende un piano sistemico per quanto riguarda proprio l'accessibilità delle scuole da questo punto di vista, perché ovviamente la soluzione di dire vi spostiamo i vostri bimbo in centro ovviamente non era una soluzione, non è che l'inquinamento ambientale e l'inquinamento dell'Ilva si soffermava solo nel quartiere Tamburi, ha una dimensione regionale banalmente da questo punto di vista, e quindi per me queste giornate sono state un punto di partenza per completamente ripoliticizzare la nostra esperienza. Perché ancora diritto allo studio e crisi socioecologica? Ovviamente fatemi segno, così quando sto, devo finire, così finisco. Un altro elemento per dare invece la materialità della negazione di entrambi i diritti è il fatto è della normalizzazione di vivere in una zona di sacrificio. I bimbo che hanno specifiche malattie, specifiche patologie, banalmente cancro, banalmente tumore, durante la giornata scolastica, durante la giornata c'è un orario specifico per la quale, proprio quindi durante l'orario scolastico, per la quale i bimbo escono dalle scuole, vengono prelevati per essere accompagnati a fare la chemioterapia. E io penso che anche da questo punto di vista sia rampante, no, come ci sia una retorica della normalizzazione, c'è una retorica proprio nel processo quotidiano per la quale dall'alto verso il basso si accetti, no, che fin dalla prima età, quindi fin dalla prima esperienza in cui tu apri gli occhi, in cui tu metti i piedi sul suolo tarantino, ma ripeto, per me il suolo tarantino è un punto di partenza, potremmo parlare di tantissime esperienze, a un certo punto per me non è manco più una questione geografica, cioè nord-sud, è una questione sociale e politica, è una questione che interroga i margini di questo mondo e che ci deve interrogare la violenza all'interno in cui la retorica dello sviluppo capitalistico si è insinuata all'interno di questa idea di modernizzazione, che è ben diverso, quindi è anche un tentativo di superare quella che era un po' l'analisi, no, degli anni 80-90, il mezzogiorno con grande ritardo di diamo il suo boom economico. È ben diverso da questo punto di vista, c'è un superamento. E quindi perché questo esempio anche della chemioterapia durante l'orario scolastico? Perché allora effettivamente non si può parlare solo che la crisi socioecologica sia oggi, siamo contentissimi in qualche maniera e felicissimi che oggi sia, no, un dibattito, passato in termine mainstream, ma in realtà è dalla storia del capitalismo, è dalla storia della modernità che la crisi socioecologica si sviluppa nella quotidianità di determinate soggettività. Non è solo oggi che parliamo di questa esperienza di condivisione, sono decenni, se non una storia, ripeto, una storia non ufficiale di comunità oppresse che provano a rivendicare il proprio diritto di esistere all'interno di queste condizioni chiaramente strutturali.
andando verso un po' le conclusioni e provando sempre un po' a parlare di diritto allo studio e crisi socioeconomica. Un altro tema oggi che in qualche maniera è diventato fondamentale è la questione dell'ecoansia. No? Spesso più viene citato la questione di questo annichilimento del futuro, no? Questo realismo capitalista che non ci permette di andare oltre, che non ci permette di reinventare, no? Un futuro desiderabile, un futuro all'altezza di quelli che sono i nostri reali bisogni e desideri da questo punto di vista. Io penso che l'elemento invece proprio che spesso viene opacizzato e che in realtà potrebbe essere un punto di partenza è che nelle nostre esperienze di contaminazione e di resistenza quotidiana già c'è un inizio di un futuro desiderabile. Non siamo passive all'esperienza dell'inquinamento. Nei momenti in cui riconosciamo la violenza, nei momenti in cui ci riconosciamo, nei momenti in cui condividiamo, come banalmente può essere questo momento, nei momenti in cui, no, pratichiamo e costruiamo nuove prasse politiche e sociali, noi in quel momento stiamo già pretendendo il fatto che vogliamo abitare un futuro radicalmente diverso. Vogliamo costruire un sistema mondo diverso da questo punto di vista. Anticapitalista, postcapitalista, poi ci capiamo come lo vogliamo capire, come lo vogliamo chiamare, ma sicuramente vogliamo mettere in discussione il modello in cui il nostro corpo viene inserito all'interno di dinamiche di violenza, di potere e anche di profitto, soprattutto direi anche da questo punto di vista. Rispetto alla questione dell'ecoansia, anche qui mi viene spontaneo da dire, ma non per, anche forse una provocazione, io la paura di svegliarmi una mattina e avere una malattia l'ho sempre avuta anche 10-15 anni fa, e anche i nostri parenti, anche i nostri amici e amiche, e potremmo andare oltre, quindi viene in mente una bellissima frase di una economista femminista decoloniale in America Latina, per la quale diceva, proprio sul fenomeno dell'ecoansia, chiedetelo alle donne, alle lavoratrici del sud globale, per la quale quando mai non hanno mai avuto paura, no, di soffrire di quest'ansia, non ho sempre sofferto, perché l'immaginario del futuro non è solo ora che viene a mancare, l'immaginario del futuro per alcuni scarti, per alcuni territori, per alcuni corpi è stato storicamente negato, e quindi ridare anche una matrice strutturale sistemica e quindi non solo lavorare sul piano individuale e quindi riconoscere che effettivamente oggi i casi di ansia, di attacco di panico e di depressione sono aumentati, ma riconoscere che non sono la malattia del XXI secolo, ma ci dicono di più, ovvero ci dicono che strutturalmente il sistema capitalistico è incompatibile con il vivente, perché da sempre il sistema capitalistico per alcune soggettività è significato morte, è significato devastazione, è significato violenza da questo punto di vista. Forse l'obiettivo era in qualche maniera invece di più provare a collettivizzare. Vado verso la conclusione, sempre sulla questione dell'ecoansia, ma in realtà un po' spesso e volentieri anche a Taranto, soprattutto dal PD, mi viene ancora una volta da dire, è stato usato in maniera strumentale per in termini elettorali, per la chiusura delle fonti inquinanti, di usare questa presunta correlazione scientifica mai in qualche maniera accertata, presenza di fonti inquinanti e danni al neurosviluppo. Questa ricerca è stata pubblicata all'interno di una ricerca scientifica molto importante, The Nature, per la quale, andando a vedere, al di là della casistica molto 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 bassa presa in considerazione, cosa non veniva mai accennato? Innanzitutto la presenza delle fonti inquinanti del quartiere Tamburi, perché la ricerca era stata sviluppata sul quartiere Tamburi, quindi c'è già un problema da questo punto di vista. Noi non venivamo citate le condizioni socio-economiche. Cioè si diceva che queste persone autistiche, oggi ben sappiamo, no, attraverso i movimenti di neurodivergenza, attraverso i movimenti che si stanno prendendo direttamente parola sulle condizioni di autismo e sullo spettro dell'autismo, fondamentalmente si sta sfruttando la retorica di chiudere le fonti inquinanti senza un vero dato scientifico, sfruttando fondamentalmente la condizione di queste soggettività che non riescono a prendere direttamente parola. Io l'ho fatto durante una ricerca di tesi di magistrale invece, e in qualche maniera ho cercato di parlare direttamente poi verso chi subiva questa violenza scientifica, e tutte le soggettività che ho intervistato, la prima cosa che mi hanno detto: vabbè, ma le condizioni socio-economiche,
il fatto che non abbiamo scuole, il fatto che non abbiamo università, quelle forse sono gli elementi sociali che producono determinate condizioni, no, di malattia, e non invece ancora una volta ricadere totalmente sulla dimensione individuale. Vado alla conclusione e dire che davvero per me Taranto non saprei manco raccontarlo in maniera universale, anzi per me non è proprio una questione universale, cioè per me Taranto è sempre, continua, è il mio leitmotiv di punto di partenza per ricostruire immaginari e per soprattutto interconnettere esperienze da questo punto di vista. E quei giorni di occupazione, in qualche maniera, ripeto, mi hanno permesso di ripoliticizzare quella che è un'esperienza della contaminazione, di non interrogare solo più la questione della contaminazione in sé, ma di provare a interrogare tutto l'assetto dell'abitare cittadino e tutte le molteplicità che vi sono, che entrano in gioco da questo punto di vista. Perché dico questo? Perché effettivamente ancora una volta noi ci scontriamo, questo come posso dire è entrato anche un po' troppo, come posso dire, sul piano più trasversale cittadino, ecco, nel senso che oggi spesso e volentieri chi abita il territorio tarantino dice che la colpa è dei tarantini. Cioè, si è arrivato a un livello per la quale c'è così tanta assenza e precarizzazione di immaginario che non si riesce più a riconoscere quali sono le responsabilità politiche e sociali di chi provoca questa cosa, mentre invece fondamentalmente si va ancora sulla responsabilizzazione individuale. Io invece penso, no, che da questo punto di vista, a partire da questa esperienza di Taranto, ancora una volta il problema è: riusciamo a pensare un problema, meglio, il punto interrogativo, riusciamo a pensare modelli, riappropriandoci anche la parola dello sviluppo, perché non ci deve far paura di questa cosa, anche del progresso, ma riusciamo a proporre modelli di sviluppo e di progresso che però siano all'interno di un processo di liberazione individuale e collettivo del territorio? O invece puntualmente l'esperienza del territorio deve essere in qualche maniera delegata e sempre messa sotto ricatto? Io Non so darvi risposta, infatti la pongo come domanda, ma come collettivamente, ma come si riesce a decostruire, a smontare il ricatto salute lavoro ambiente? Come si fa ad andare oltre dove questi tre diritti oggi invece non solo vengono negati, ma questi, attraverso questa negazione si riproducono delle forme di violenza strutturale e sistemica? E forse io penso che questo possa essere un punto di partenza per poter confrontarci collettivamente. Grazie. Dopo Michael è terribile, è bravissimo, e altro che spunti di riflessione, ci sarebbe da parlare per ore e ore rispetto a quanto hai detto. Buonasera di nuovo anche da me, a tutte e a tutti, e sono felice di parlare, di stare con dei giovani. Io passo la vita tra i giovani. E quindi ho raccolto questo invito davvero con molto piacere, e grazie alle organizzatrici. Allora, Michael ha toccato tantissimi punti che sono assolutamente in sintonia con tutta una serie di temi di cui mi occupo da sempre. Allora, io nasco e sono un insegnante, quindi di scuola me ne intendo, ecco, di scuola, la scuola è stata la mia seconda casa e una casa che ho cercato di abitare e fare abitare, che è un concetto assolutamente diverso. E da cosa cominciare? Io mi ero preparata tutto un filo di discorso, però le suggestioni, preferisco parlare sulle suggestioni che mi ha dato Michael. Allora, intanto saperi, competenze, lavoro di cura, l'ecoansia, la colpevolizzazione, queste sono alcune delle parole che ho mi sono segnata, sulle quali voglio riflettere insieme a voi. La colpevolizzazione, oggi è proprio il tempo della colpevolizzazione. Tutti stanno a colpevolizzare ora l'uno, ora l'altro, ora l'altro, ora l'altro.
non è mai colpa di noi, del noi, è colpa di qualcuno. E ora è la scuola che non educa, che non istruisce, che non sa insegnare, che non sa educare. E ora è la famiglia che non ha strumenti, non sa educare, non sa insegnare l'educazione ai propri figli. E ora è qualcun altro, insomma, c'è sempre qualcuno che è colpevole di qualcosa. E questo è un danno pazzesco, perché e quello, alla fine io penso che sia proprio quello l'obiettivo, no? Farci fare, come diceva Michael, una sorta di guerra tra poveri, no? Per dire, per non assumersi un'autentica responsabilità di quanto c'è da fare, che è un lavoro che non nasce oggi. Io ne parlo da anni e anni, continuo, a volte mi annoio io stessa, dico, perché parlo sempre di certi punti che sono che però non vedo cambiamento. Quindi la colpevolizzazione e la delega educativa credo che sia uno dei problemi più enormi di cui dobbiamo assumerci la responsabilità. Qui ho visto qualche testo, cambiamo la scuola, io qua parlo di un altro tema che è la valutazione legata al tema del merito, di cui oggi si parla tanto, e quindi la scuola non può fare tutto, assolutamente, non può fare tutto, diciamoci la verità, può fare qualche cosa, cercare attraverso l'insegnamento, attraverso l'organizzazione, ma soprattutto, io ho capito una cosa molto semplice, attraverso la passione. Avete ascoltato la passione nella voce, nelle parole, nello sguardo di Michael? Ecco, questa passione è l'elemento fondamentale. Se non c'è la passione non passano neanche i saperi, ma non passare i saperi, altrimenti ritorniamo al pericolo della scuola trasmissiva e votocentrica, che è la cosa che dovremmo rifiutare in toto davvero. Perché il problema che oggi dobbiamo, di cui dobbiamo assumerci la responsabilità noi docenti, ma soprattutto noi adulti, non parliamo di docenti, di famiglie, noi adulti educanti, è quello di mettere i ragazzi nella condizione di saper pensare. Ora, una scuola trasmissiva, una scuola votocentrica, perché questa è nella maggior parte dei casi, Non raggiungerà mai questo obiettivo, perché i ragazzi, io l'ho scritto insieme ad altri qua, prof, quanto mi hai dato? La domanda chiave di tutti i giorni è: quanto ho preso? Devo studiare per prendere il voto. Questa roba qui è veramente, non si può più sentire, come dicono i giovani, non si può sentire, non è possibile. I nostri ragazzi devono essere messi nella condizione di abitare la scuola, di sentire la scuola come una casa dove stanno bene, dove l'errore non viene penalizzato, perché in questa nostra, che è prodromico potremmo dire, a quello che incontreranno dopo. Devi essere bravo, bello, perfetto, competente, capace, devi sapere, ma devi sapere quel che è richiesto, non quello che tu vuoi sapere. Questa è la cosa grave. Ed è questo l'aspetto che in qualche modo ha reso la scuola oggi poco credibile, nonostante ci siano sperimentazioni, nonostante ci siano tentativi di cambiare, però resta il fatto che è poco credibile. E allora, io che ho vissuto la scuola, e vedo qui dei, e voi siete così giovani che penso ricorderete i tempi della scuola, soprattutto secondaria superiore, il malessere nelle scuole c'è, caro Michael, il malessere c'è e aumenta a vista d'occhio.
E continuano ad esserci le crisi di panico, le crisi di ansia, i ragazzi stanno male, non sono contenti di venire a scuola. È una cosa che io sono veramente basita, perché com'è possibile non essere contenti di andare a scuola? Tu entri nelle aule, tu ti ricorderai, e c'è il calendario con i giorni che mancano alla fine della scuola, tracciati con la crocetta, tipo carcere, no? E infatti in questo testo, dove abbiamo raccolto almeno un centinaio di testimonianze di ragazzi, i ragazzi dicono: la scuola è una gabbia, io mi sento in gabbia, io mi sento in carcere. Allora, questo è un problema, è un altro dei tanti problemi. Mi sono sempre chiesta come fare. Niente, il come fare starebbe nel creare comunità. Il famoso villaggio educativo: per educare ci vuole un villaggio, non lo posso fare io, non lo puoi fare tu, non lo puoi fare tu, non lo puoi fare tu da solo. Ci vuole il villaggio, ma seppure fosse un'idea risalente anche al concetto di scuola greca, siamo sempre più lontani da quel concetto. Ora, ragazzi come Michael, che io veramente ammiro e auspico che ce ne siano tanti, tanti, anche voi che siete qua a organizzare questa giornata, questo tema, così appassionati, così coinvolti, ma è straordinario, ma io vorrei che si moltiplicassero di giorno in giorno, perché purtroppo il tema, c'è un altro tema che riguarda la scuola, i giovani, e a partire dall'infanzia, la medicalizzazione, il processo di medicalizzazione che sta invadendo il nostro sociale. Allora, quando c'è qualcosa che non va perché non rispondi ai canoni di quella che è definita normalità, che poi è un costrutto culturale. Chi l'ha detto che io sono normale, tu sei normale e noi siamo normali? Dove sta scritto? È un costrutto culturale che si è creato, e quando tu non stai dentro questi canoni e c'è qualcosa che non va, e sei ansioso, sei depresso, sei discalculico, disgrafico perché non sai scrivere come si deve, eccetera. Mai che ci si mette in discussione e si dica: ma avrò insegnato bene, magari questo metodo non è efficace, magari proviamone un altro. No, anche qui eccolo il tema della delega. Io non raggiungo quello che era il risultato che volevo raggiungere, bene, lo delego a qualcun altro, e quindi la neuropsichiatria e lo psicologo Pippo Pallo, in modo tale che io ho fatto quello che dovevo fare, sono a posto con la coscienza. Queste non sono le premesse per raggiungere la finalità educativa, quello che noi pedagogisti chiamiamo l'empowerment, dare il potere di autodeterminarsi alla persona. È un potere bello, importante, che ti permette di autorealizzarti, l'autorealizzazione, ma che meraviglia! Ma quanti? Quando succede? Magari nel tempo, il tempo dell'università, anche lì dovremmo fare un lungo discorso sull'università, però magari lo affrontiamo in un altro momento. Cosa volevo dire? Non mi ricordo, ho perso il filo. Allora, ecco, alcune parole. Io oggi, quando qualche minuto per poi mi fermo, così ci confrontiamo, visto che parlate anche voi di scuola. Mi sono chiesta, no? Quali sono le parole? Perché oggi le parole sembra essere la società delle parole, no? Però quanti si stanno formando sul senso delle parole? Allora, diciamo tutti, oggi è la competenza. Aspettate che mi sono segnata alcune parole che... Allora, la competenza.
Un'altra parola tremenda per me, per me, è la parola imprenditorialità. Allora, noi dobbiamo, noi adulti educanti, dobbiamo, secondo il sillabo, secondo tutta una serie di documenti istituzionali, dobbiamo offrire ai ragazzi la possibilità, non offrire, dare la possibilità ai ragazzi di essere, di sviluppare la competenza imprenditoriale. I nostri ragazzi diventano capitale economico, perché il loro sviluppo, la loro crescita, il loro apprendimento deve essere in qualche modo, cioè è chiaro anche se non possiamo dire a chiare lettere, tutto deve essere finalizzato al crescere dell'economia. In questo io ho raccolto parecchi documenti istituzionali dove si dice proprio papale papale, educare alla competenza imprenditoriale. Allora, mi sono chiesta allora, ma i ragazzi che cosa sono? I giovani che cosa sono? Capitale umano, ma anche la parola capitale, ma che brutta la parola capitale, ma che brutta! Io mi sono un po' divertita a cercare anche tutte le etimologie. Capitale è una parola che veramente non dovremmo neppure utilizzare, ma è in tutti, compare in tutti i documenti istituzionali, ministeriali, ma non solo, ma non di questo governo o di quello precedente, ma a voglia, da tempi antichi per modo di dire. Ecco, e questa è una delle parole che io cerco di rifuggire nella maniera più assoluta. Poi la competenza, ma che cos'è la competenza? Ma lo sapete che competenza etimologicamente vuol dire competere, fare qualcosa insieme per arrivare a un obiettivo comune? Invece no, tu devi avere la competenza imprenditoriale, devi avere la competenza comunicativa, devi avere... E allora la timidezza, per esempio, ci sono dei ragazzi che a volte mi dicono, ma io professor no, sono molto timida, non riesco a parlare. E io convincere che la timidezza non è un problema, ma sta diventando malattia anche essere timidi. La timidezza è una caratteristica, siamo tutti diversi. Ecco, e poi tra le altre cose, ecco che, dico io, ci riempiamo la bocca poi nelle scuole con inclusione, le politiche inclusive, le politiche di integrazione, eccetera, eccetera. Realmente non siamo lontani dall'autentico senso della integrazione e dell'inclusione. L'ultima cosa, poi mi fermo, poi magari ci confrontiamo. Oggi è il tempo della competenza, appunto, delle performance, è un errore fare degli errori. No, non dobbiamo sbagliare, perché sennò non stiamo in quei canoni di normalità di cui dicevamo. Non si può sbagliare. Chi sbaglia, c'è qualcosa che non va. Non è un caso che ci sono dei dati abbastanza preoccupanti sul numero dei suicidi in questo tempo, mi sono fatto un po' di ricerca e scopro che è vero che c'è un'oscillazione dal 2015 ad oggi, qualche decina in meno, in più, prima sì, poi no, però io dico, ma quando anche ce ne fosse uno di quindicenne che si toglie la vita, ma io mi incavolo per davvero. Ma anche fosse uno, cosa mi importa che ce ne sono? Mi dicono, sì, ma sta decrescendo, non è come l'anno scorso che ce n'erano 10 in più, ma cosa me ne importa? Cosa me ne importa? Nel momento in cui un ragazzo, una ragazza di 15, 16, 20 anni o che ne so io, si toglie la vita o tenta il suicidio, noi siamo responsabili, noi adulti siamo responsabili, noi adulti. Allora, mi piace sempre ricordare la mia cara Montessori quando diceva l'adolescente
è un embrione sociale. Se prima gli abbiamo insegnato a camminare, ad allacciarsi le scarpe, a parlare, eccetera, eccetera, allora lo dobbiamo accompagnare a crescere, a conquistare il mondo, a realizzare un progetto. Ma come fanno i nostri ragazzi a realizzare un progetto? Un progetto di vita, che noi pedagogisti tanto decantiamo. Il progetto di vita, tu devi... Come si fa? Allora, io mi fermo un attimo, anche se ho tante altre cose che voglio dire, però magari lascio la parola ai colleghi prima. Fa freddo, quindi saremo brevissimi, no? Baluccando. No, allora io volevo dire che sono quasi in imbarazzo, perché tutto quello che avete detto mi trova pienamente in accordo, e anzi è parte di quello che avrei detto, quindi taglierò ancora più corto su quello che volevo dire. Però penso e pensiamo in questi libri. No. Congelate. Lasciamo. No, volevo soltanto dire che noi scriviamo e parliamo sempre di questa nostra idea condivisa, che è il fatto che comunque l'istruzione, il progetto educativo, ma anche proprio la felicità in una società non è individuale, ma deve essere collettiva. E quindi questo ci trova pienamente d'accordo. E questa società dell'individualismo, anche decisamente nichilista, che non porta niente, dove ognuno pensa a se stesso, secondo me proprio a livello di scuola è deleteria, e ha portato dove siamo adesso, a una scuola che pian piano si è allontanata dal disegno della Costituzione e fa fatica a sopravvivere, ed è, come dicevi tu prima, un progetto che non è credibile molte volte. Ma io stessa, mentre sono in un organo collegiale, mi chiedo: ma di cosa stiamo parlando? Perché a scuola si parla pochissimo di pedagogia, quasi mai, non esiste la pedagogia, non esiste la didattica. Di valutazione si parla solo quando si dice: vabbè, avete fatto le medie. E noi anche su questo insistiamo tantissimo, perché come dicevi tu, la valutazione è uno dei punti. Valutazione numerica, ovviamente, sto parlando di questo, è una delle cose che fa crescere l'ansia ed è un punto negativo sicuramente della scuola attuale, che fa crescere appunto il disagio dentro la scuola. Noi qua, proprio dietro il nostro libretto con le nostre proposte per cambiare la scuola, scriviamo: ripensare la scuola deve diventare un atto di ribellione, una pratica collettiva, perché l'istruzione sia davvero uno strumento di emancipazione e di riscatto, di superamento degli individualismi e delle paure. Una scuola incentrata sulla persona, una scuola umanista. Quindi sembra che vogliamo portare una grande novità, ma andiamo a ripescare in un passato dove davvero la persona poteva essere al centro delle nostre riflessioni. Io comunque nel mio piccolino volevo portare qualche dato. E sono dati molto tristi, perché io parto appunto dalla situazione scolastica italiana, dove, come dicevate voi, a scuola si sta male, perché la scuola è tossica, perché la scuola casca a pezzi, perché la scuola è piena di pratiche sbagliate e quindi si sta male dentro la scuola, perché sono mille le forme d'ansia, fino ad arrivare addirittura a uno o più, o 10 o 100 suicidi. Ed è una cosa terribile, perché come appunto dicevate già, a scuola i ragazzi si sentono in galera, e questa è una cosa che non diciamo noi, è una cosa che emerge da ogni tipo di studio. Io penso anche che dove siano collocati i nostri studenti sia già un'offesa loro, perché non puoi mettere dei ragazzi in una scuola che può crollare, e le scuole qua in Italia cadono. Crollano, sono le prime cose che vengono giù, anche non in caso di terremoto, vengono giù anche da sole, e questo è già un segno che, diciamo, lo Stato attualmente non ha molto a cuore i suoi giovani, l'educazione e appunto il mondo scolastico. Volevo leggervi soltanto questo: in Italia ci sono 40.151 edifici scolastici,
Di questi 22.000 sono stati costruiti prima del 1970. Il 59,5% di questi edifici scolastici è tuttora privo del certificato di prevenzione incendi e il 53,8% non ha quello di agibilità e abitabilità. Per me è incredibile questo, cioè pensare che mettiamo i nostri giovani, i nostri figli, i nostri allievi da studenti in questi posti. E poi come sono questi posti? La mia scuola viene abbattuta tra pochi mesi perché aveva il tetto in amianto, quello era già stato sostituito, ma crepe nei muri, la pioggia che entra, le finestre sono sfondate, gli interventi di riparazione non vengono fatti, l'erba in cortile alta così, ma sono cose pazzesche. E non parliamo appunto di una scuola. Io sono d'accordo con Michael che diceva appunto che non è neanche più questione nord, sud, centro, periferie, cioè è proprio una situazione generalizzata dove non si può parlare di scuola, ma di tantissime scuole, no? Cioè, la scuola con i soldi, la scuola non finanziata, è una situazione veramente incredibile. All'interno di questo, l'altro dato che volevo portare sono le percentuali di persone che dichiarano chiaramente di star male, nel senso che all'età tra i 15 e i 17 anni il 92% dei maschi e il 90% delle femmine interpellate dice: io sto male a scuola. Stai bene a scuola? No, io sto male a scuola, non ci voglio andare, non mi piace. Questo è pazzesco perché se il nostro scopo appunto è dare questa cassetta degli attrezzi per formarsi una vita libera, indipendente, conoscere il futuro, sapendo anche affrontarlo, insomma, con libertà, conoscendo tante cose, facendo le proprie scelte, è un dato veramente, a mio parere, agghiacciante, che non dovrebbe veramente essere. Io non entrerei nel merito, sicuramente lo sappiamo tutti, abbiamo bambini che non parlano più, abbiamo bambini che scappano, sono cose che fino a qualche anno fa non si verificavano. Il disagio è proprio palpabile ed è una questione davvero, come dicevate, anche di classe, nel senso che il fatto che in questi rapporti che nominavi prima non c'era nessun cenno alla situazione economica è ridicolo. Io non so, passerei la palla a te per una, dacci delle parole positive. Io ho fatto la parte triste e negativa, dacci una speranza. Grazie, così noi insieme facciamo di fatto un intervento solo. Ringrazio anch'io per l'invito, trovarsi a parlare di queste questioni importanti, è importantissimo. Dobbiamo però chiaramente partire proprio dal presupposto, abbiamo un'epoca in cui a forza di sparare sulla politica questi sono i risultati, cioè di fatto la politica, quella non dal basso, l'attivismo, la voglia di cambiare le cose, sono ormai una faccenda per pochi, non giriamoci attorno, chiaramente per qua, quando parliamo, il tema di Michael è bellissimo, ma quando parliamo di movimenti ci sono alcune piccole realtà che producono delle cose, è chiaro, e noi siamo lì a vivere, ad appoggiarle in un deserto che è stato volutamente creato in questi decenni, un deserto politico, una classe dirigente che ha fatto di tutto, in primis la classe dirigente della sinistra, che ha fatto di tutto per distruggere ogni forma di partecipazione, tendenzialmente le classi dirigenti della destra, sia liberale o che sia ancora più diciamo nazionalista o meno, le masse è meglio che si restino un po' fuori, o le guidano, oppure i conservatori sono animati da un pessimismo di fondo, pertanto non è giusto che si occupino di tendenzialmente le masse, i cittadini, i lavoratori della cosa pubblica, ma la sinistra ha distrutto per questo paese una coscienza critica, i luoghi della partecipazione, e noi siamo qua in mezzo alle macerie. Mi spiace, Chiara, l'intervento positivo non c'è. Aggiungo un carico della vanta, cioè questa è una scuola chiaramente in un mondo fatto di non più di economia di mercato, forse l'economia di mercato, ma di società di mercato, in un mondo in cui
abbiamo deciso di mettere a merce tutto, tutto, compreso ogni aspetto della vita, ogni aspetto culturale, ogni aspetto educativo, ogni aspetto della salute, quello che ci sono di questi anni, dall'aria, dall'acqua, al tempo libero, ogni cosa sottoposto a un processo di mercificazione. Immaginare che la scuola si salvasse era impossibile. La scuola non sta su Marte, non è nel mondo delle idee di Platone, la scuola è bella qua ed è ora purtroppo una sovrastruttura di un sistema che tendenzialmente è fatto di competizione, è un sistema fatto non di sfida sul mercato globale, e gli studenti devono rispondere alle esigenze del mercato. Dunque la scuola si trasforma in una variabile del mercato. La classe dirigente ha bisogno di ragazzi chiaramente preparati per poter fare ingegneri, architetti, essere imprenditori del digitale, del biologico, medici. Dalle scuole italiane, comunque da quelle un po' più robuste, da quelle che più tradizionali, da quelle che ricevono più fondi anche da qualche privato, dai fondi, usciranno sempre questi ragazzi. Pensate alle nostre scuole cosiddette non bene di Torino, o dagli studi tecnici comunque migliori di Torino, che siano Avogadro, che siano Gobetti Marchi, ci sono quelle scuole che offrono delle figure professionali di medio alto livello di cui il sistema ha bisogno. Di tutta un'altra serie di cittadini, non c'è bisogno assolutamente che abbia una grande formazione, perché devono essere manovalanze in un paese, comunque sarà un paese un po' periferia anche del nuovo mondo. In questo paese periferia del nuovo mondo, tutta serie di lavori, ripeto, che può essere tutto nel mondo del terziario, nel mondo del commercio, che devono essere tendenzialmente svolti a basso salario, con una bassa coscienza e con anche una vita poi privata che non abbia neanche più delle aspirazioni. Le aspirazioni devono essere quelle minime, realizzabili. Hai un tuo account, metti 4 foto, gli spritz li danno anche qua a un prezzo abbastanza basso, e noi purtroppo, ripeto, non è questo di pessimismo, è questione che l'uomo tra andare a mangiare, tra uno spritz, un hamburger e un libro, 9 su 10 vanno giustamente uno spritz e l'hamburger. Se io faccio che neanche mi fai desiderare quel libro, ne ho 10 su 10 e va benissimo così. Cioè, le stesse piattaforme, come sono costruite? Le piattaforme sono costruite dove tu hai tendenzialmente i prodotti più commerciali, vale per tutto, Prime, Netflix, poi potresti andare alla ricerca anche di film di più alta qualità all'interno, perché ci sono, ma deve essere un ragazzo, uno studente, in testa che abbia aspirazioni, desideri, che li conosca, ma la scuola tendenzialmente deve formare oggi questa soggettività abbastanza anonima, che non abbia neanche più questo desiderio di emancipazione, ma anzi che si accontenti di cose abbastanza realizzabili, tra cui un consumo abbastanza distribuito. Non è un caso che i grandi capitalisti, quelli più lungimiranti del capitalismo, non quelli bottegai italiani, arrivano a parlare di distribuire delle forme di reddito per continuare a consumare il digitale, non tanto per un discorso di chissà quale, no, emancipazione, soldi dell'avvenire, no, ma semplicemente perché a un certo punto, se tu non hai quei anche 9,90 euro per Spotify, quei 7,90 euro per Net, loro entrano in crisi, è chiaro. Dunque addirittura si rendono conto di questo e sono disposti anche eventualmente a vedere diminuire una parte di profitti che sono giganteschi in nome appunto di un mantenimento di un sistema che deve essere fatto di consumo. E questo è il cuore del mio intervento. Cioè, oggi questa scuola non è ecologica, non è veramente ecologica, perché è una scuola che forma dei consumatori, e forma un consumatore estremamente bulimico di tecnologia, di digitale. Io francamente mi sto rotto i coglioni. Perché? Perché la maggior parte dei nostri colleghi, bisogna dirci le cose come stanno, quando gli dicono ti mettiamo questo e quest'altro per digitale, vanno in modo di giungere, perché pensano che nel digitale, in poi tecnologia, la panacea, e si risolverà il problema. Ma cosa? Il digitale non risolve la depressione, il digitale, avessimo anche un'aula virtuale, facciamo questo esempio, in cui ci mettiamo dei visori, ok, arriveranno, ci sono già in queste scuole private italiane, ci sono già delle scuole americane, ci mettiamo questi visori, siamo lì che giriamo dentro il DNA,
Vi ricordo il film della Disney di Paperino e la matematica, dove Paperino, no, uno dei film visionari degli anni 60 da Disney, Paperino è lì che gira in mezzo ai numeri, noi metteremo questi visori, saremo lì con Napoleone a combattere contro i mamelucchi alle battaglie delle piramidi, poi nell'ora dopo visiteremo direttamente, non so, la stanza del Caravaggio stava dipingendo, ma la settima ottava lezione di quel tipo lì, ragazzi, sono rotti i coglioni, chiaro? Ragazzi, non è perché tanto hanno consumato l'ennesima realtà virtuale che non ha aggiunto nulla dal punto di vista della stima, della creatività, della voglia di fare, ma vivranno come, oh, dove andiamo oggi? Andiamo in mezzo ai dinosauri. Quello andrà bene l'elementare, la primaria, dove un po' di fermento c'è ancora, ma la secondaria di primo grado cade e le superiori, ripeto, a parte il ragazzo che dice voglio fare il medico, voglio fare l'ingegnere, quello che vuole andare avanti, gli altri sono lì. E continua l'università questa depressione, ma lo vedete che tristezza sono anche ormai le lauree, ma lì non c'è più discussione, un lauretto l'altro, esci, io c'è la Gioberti, e di fuori ormai che cosa è diventato il luogo della cultura, la Gioberti, l'università, usciamo, siamo immersi tra McDonald's, Burger King, Poke, la piadineria, l'antico vinaio, ma cos'è la scuola? I luoghi della scuola sono inseriti fisicamente in mezzo alla mercificazione, ma i noi nuovi abitanti di questa terra usciamo e vogliamo andare dall'antico vinaio, vogliamo mangiare il poke e non ce ne frega più un cazzo che in quei luoghi lì la cultura non ci sia più. Ci sono studenti universitari che non vanno al cinema, ci sono colleghi nell'aula docenti che non parlano di pittura e tutto. L'aula docenti si è trasformata in un non luogo, dice Marco Scelli. Tutte le aule docenti sono uguali, ma non c'è la passione. Tu entri a Palazzo Nuovo, ma vuoi vedere le discussioni lì nell'altro, il futuro, non voglio dire prendersi a cazzotte se meglio Jean-Paul Sartre o Camus, ma è possibile che non ci siano mai discussioni sui contenuti? Niente. Il tuo voto, la tua laurea, dove gli istituzioni universitari ne devono laureare quanti? 15 in due ore, pa, esci, c'è quello che ti ha venduto, puff, lo spumante, così, dietro, così è Palazzo Nuovo, no? Quello che ti aveva la bottiglia che spiega i petali, c'ha quattro foto e via, avanti un altro, capite? Visto che voglio di questa cosa qua, che su un mondo in cui l'istruzione è completamente inserita in un sistema di produzione seriale di merci, alcune merci servono di più se sono in grado di produrre eventualmente più plusvalore, se sono in grado di produrre più profitto, e altre merci valgono di meno. Ditemi se questa è una scuola ecologica, con il benessere degli studenti non ha nulla a che fare. Con quei docenti non ne parliamo, che la maggior parte dei docenti, da dirlo, non vede l'ora che suona la campanella dell'uno o delle due per andare a casa. Per andare a casa, è chiaro, e non ha nulla a che fare con il benessere della società, perché lì, nelle scuole nostre, non si parla di una società più giusta da costruire, non c'è più, ma se nelle facoltà di economia faticate a trovare un professore quattolino che abbia una visione che non sia liberale e liberista, che mi va bene, è una delle idee, ma ci saranno anche altre idee di sviluppo. Dove sono i corsi di laurea in economia che parlano di sviluppo in un altro modo? Non ci sono più. Cioè l'università si prende un unico modello di sviluppo, ora capite? Fermiamo un attimo la macchina, così c'è un tempo, ragioniamo e pensiamo a quello che stiamo costruendo, è tutto tranne che un mondo a misura di essere umano, ma coloro che questo mondo un po' lo guidano sanno benissimo, Cioè noi guardiamo il missile di Elon Musk andare in cielo, ok? E non pensiamo che i soldi, alcuni ragazzi dicono, ma perché lui è grande, ma i soldi che lui ha avuto per far quello sono i soldi del lavoro di milioni di persone e del consumo. Invece noi siamo talmente succubi di quella narrazione del mondo che diciamo, cazzo, si è fatto i grandi soldi e va a lui nello spazio, capite? Siamo talmente subalterni al mondo che ci raccontano, che noi battiamo le mani a quelli che ci stanno mettendo il cappio al collo, ci mettono il cappio, bravo, e poi arriviamo battendo le mani a quello che ci ha ucciso. Allora, questo è il problema che abbiamo di fronte. Cosa fare? È la vecchia domanda. Ad ora scriviamo, ci troviamo qua, manifestiamo, nel piccolo esco in cortile io, lei fa tanto teatro per portare i ragazzi ad un'altra visione del mondo, li porti in giardino a leggere, noi ci proviamo, ma non ci serve da soli, serve qualcosa di collettivo, e il collettivo in questo momento fatica a nascere. Grazie. Però voglio dire una cosa, è vero, hanno fatto una fotografia, Michael, mi dispiace, ma questa è la fotografia di una sala insegnanti, è perfetta.
la fotografia di aula è perfetta, ma attenzione, non cadiamo in questa trappola, dico io sarò una sognatrice, mi hanno già dato della sognatrice, dell'utopista e tutto il resto, e va bene, ma mi sta bene. E anche perché in pedagogia se non hai l'utopia non esiste, appunto. Quindi non cadiamo, proviamo a non cadere in questa trappola. Il noi lo possiamo costruire, il noi lo dobbiamo costruire, dobbiamo e possiamo. È vero che in ogni edificio scolastico, tranne poche situazioni, ci sono gli insegnanti, cari giovani studenti, sapete di che cosa si lamentano? Del fatto che ormai non amano più il lavoro perché stanno diventando dei burocrati. Noi si passa l'80% del nostro tempo a fare, anche di più, dice lei, hai ragione, a fare registri, a fare documenti, a fare cose che non servono, a mio parere, che non servono a nulla, a nulla. Attenzione poi l'altro pericolo che stiamo correndo, siamo tutti felici e contenti perché c'è il PNRR che ci darà un sacco di soldi, tutto è finalizzato in buona parte a creare ambienti di apprendimento digitalizzati, e anche qui come fosse la panacea, no? Mettiamo più tecnologie, insegniamo. Io nel mio piccolo che cosa sto facendo? Sto cercando in tutti i corsi che faccio agli insegnanti di dire: ragazzi, se vogliamo cambiare anche minimamente qualcosa, dobbiamo cominciare da noi. Siamo delegati, siamo tartassati, stiamo male, stiamo tutto, però se nella scuola ci entriamo con un sorriso la mattina e con la voglia e la passione, possiamo fare qualche cosa. Lei fa teatro e quindi fa una didattica alternativa. Io sto dicendo agli insegnanti: cominciamo da noi, cominciamo a pensare, a reimparare a pensare. E allora faccio sempre riferimento alle pratiche riflessive della Luigino Mortari, per esempio, no? Ricominciamo da noi, che cosa vogliamo, dove vogliamo arrivare, cosa dobbiamo fare con i nostri ragazzi, perché Di Michael, io sono felice di averlo conosciuto oggi, sono veramente felice. L'ho ascoltato e adesso gli ridò il microfono con un'attenzione e veramente un'emozione, perché questi sono voi che state qua. Mi dispiace che ci siano tanti ragazzi in giro e non siano qua, però nella realtà delle scuole questo è. I ragazzi rischiano la politica, ecco, una volta ho scritto un articolo: ai giovani non interessa la politica, perché nella maggior parte dei casi dicono: ah, io la politica non mi interessa niente. Ma che cosa vuol dire politica? Polis, cominciamo a stare insieme, a ragionare, a confrontarci, a dirci delle cose, a scambiare il nostro pensiero. Ma se non cominciamo da noi adulti a passarla questa passione, non solo a dare i voti, vi prego, questi voti sono terribili. E poi attenzione, il pericolo del merito, della meritocrazia, qui l'abbiamo trattato in lungo e in largo, il tranello del merito, il tranello della meritocrazia, che rischia paradossalmente di non mettere in pratica, di non osservare la nostra Costituzione, che è l'articolo 34. Allora, lascio la parola a te, vediamo che cosa c'è. E poi le domande. Sì, infatti non so se prima ci vuole essere qualche domanda. Perché sennò io faccio la parte, dato che c'è tutto questo immaginario un po' bello, io faccio la parte invece un po' più positiva. Ecco, cioè. Io sono d'accordissimo con la fotografia della scuola, e potremmo, dato che sono uscito da poco, da quasi un mese, sono uscito anche dal mondo dell'università, e vi potrei dire che
anche il mondo dell'università lo viviamo insieme, lo sappiamo, cioè non ce lo stiamo a raccontare, lo potremmo prendere da qualsiasi punto di vista, dalla meritocrazia alla valutazione, ma vi faccio un esempio anche, secondo me, che in qualche maniera interroga proprio la scuola come luogo di riproduzione sociale, non sulla trasmissione del sapere in sé, no? A Bologna un noto professore, ma Bologna, ma chissà quanti casi, no? Un noto professore nella sua totale attività professionale ha continuamente riprodotto forme di violenza di genere, di molestie sessuali nei confronti delle loro studentesse, sfruttando l'autorevolezza del potere accademico, sfruttando ovviamente anche questo, no? Spesso e volentieri si dice è la mela marcia. Ma io pure a questo discorso delle mele marce faccio sempre un po' fatica, perché no, è sempre che interroga l'individualità. Dovremmo interrogare l'istituzione che permette, perché ovviamente un conto uno, un conto vent'anni, e i colleghi che sapevano, vi faccio l'esempio di questo noto professore, ma vi faccio per esempio, se vi interessa ulteriormente, è uscito un bellissimo libro per Routledge, sì, scritto da due ricercatrici, dove l'ultimo capitolo lo dedicano alla riproduzione sistemica delle molestie sessuali e violenze di genere nei confronti di un noto professore di scienze sociali, Boaventura dos Santos, che è uno dei noti professori che porta il pensiero critico. Lui si occupa di studi decoloniali, lui si occupa di sociologia critica, cioè lui nelle aule era quello che diceva che la conoscenza libera. Allora, io penso, spostandomi un po', perché volevo fare questo incipit, perché ovviamente non lo posso dire, io penso che in questa disuguaglianza sistemica per classe, genere, razza, specie, abilità, all'interno di una società che si è basata sul privilegio, io ho visto miei coetanei, ho visto soggettività, io c'ho uno zio di appena 18 anni, quindi come posso dire, di scuola di periferia, io invece le vedo che invece le forme di confronti, come posso dire, di resistenza non le trovano, che possono essere i meme, che è una comunicazione, no, che per tanto tempo era inaccessibile e però ha sviluppato un nuovo linguaggio di comunicazione, che possono essere le ripetute, cioè anche questa cosa, noi dobbiamo pensare che la società non vive solo, no, di capitale materiale, no? Sì, come stavo dicendo, vive di capitale immateriale e simbolico. Per quante volte sono state denigrate le occupazioni scolastiche? Dove eravamo le tossiche, eravamo quelle che non volevano fare nulla, erano quelle, e quelle occupazioni, certo che non volevamo fare nulla, non volevamo fare nulla nel mondo del mercato del lavoro, perché io mi volevo rivendicare il mio diritto ad essere fallito. Io, se per la società consumistica di un certo tipo, come diceva prima la prof, giustamente, no, è riuscito a costruire questo senso di normalità e normalizzazione, e tanti di noi non riescono a rientrare, io mi devo creare i miei spazi per la quale io mi posso rivendicare il mio diritto alla stanchezza, mi posso rivendicare il mio diritto da questo punto di vista a fallire, e io voglio rivendicare anche il diritto a capire come posso abbracciare questa bruttezza di questo mondo, perché sì, è un mondo brutto, ma noi all'interno di questo mondo brutto troviamo formule di resistenza politica anche a livello, come posso dire, più intergenerazionale, no? Io sono, mi piacerebbe, ne parlerei per ore, no, sulla crisi dei movimenti, ne parlerei per ore, però anche qui non possono negare che movimenti ecologisti, che movimenti femministi e transfemministi, che movimenti sul cibo, cioè ne faremo un elenco enorme, sono entrate soprattutto all'interno delle nuove generazioni. Cioè, quando si scende in piazza, penso a alcuni manifesti, no, come quello di Fridays for Future, banalmente, uno dei primi storici, non chiamatelo antropocene, ma chiamatelo capitalocene, o penso a... Cioè, noi dobbiamo capire pure che siamo all'interno di un'ambita in società della repressione. Le morti di Lorenzo e Giuseppe, in alternanza scuola-lavoro, e ricordiamo che il processo di Lorenzo e Giuseppe sono stati assolti scuola e azienda, durante il corteo di contestazione a Confindustria qui a Torino, gli studenti e le studentesse sono stati manganellati, denunciati, messi domiciliari,
E quindi quando ci diciamo è una gabbia, è perché forse la logica della scuola, la logica della detenzione, la logica del contenimento non interroga più solo quelle che erano i luoghi dediti, no? La prigione, il carcere. E forse che da un punto di vista socio-ecologico oggi interroga l'abitare delle strutture, delle infrastrutture, anche la casa. Se tu in una casa non c'hai una famiglia che ti comprende, o vivi in una casa di violenza domestica, o vivi in una casa in cui noi propri genitori addossano tutta una serie di cose, la casa per te è l'inferno. Allora scuola è un inferno, la casa è un inferno, vuol dire che lo spazio me lo devo reinventare. Però, ripetiamo, se occupiamo siamo quello, se manifestiamo siamo quello. Se vogliamo rifiutare il lavoro stagionale, io ho fatto per tutt'oggi, dopo due lauree io molto probabilmente ritornerò a fare il lavoro stagionale come bagnino, per 5-6 anni che lo sto facendo. Il reddito di cittadinanza, con tutte le contraddizioni, che va da su e ristrutturato e così, se andiamo a vedere le statistiche, la maggior parte dei giovani, per rifiutare quei lavori di merda, di quei padroni di merda, lo facevano attraverso il reddito. Prendiamo il reddito, sì, vi fate mantenere dallo Stato, penso che buona nulla. Cioè noi dobbiamo lavorare sulle contronarrazioni, noi non dobbiamo avere più paura di dire noi vogliamo una società del fallimento che riparta dal nostro fallimento. Sì, se la scuola oggi è una gabbia e devo, voglio un piano di fuga, che vinca il piano di fuga allora, che va bene l'evasione, perché davvero lo possiamo prendere, qui vado alle conclusioni perché è una questione secondo me è sempre più strutturale. E la faccio in sintesi, che sia per ecocidio, che sia per femminicidio, che sia per una questione della società delle prestazioni, io sono stufo di contare le vittime e contare le persone che perdono il quotidiano, perché noi non ci vogliamo più contare. Io non voglio essere dato scientifico, io non voglio essere dato oggettivo, io voglio che il mio processo di autosoggettivazione sia autonapoli. No, non vogliamo essere capitale, e qui concludo davvero, io sono consapevole, con tutte le difficoltà, con tutte le contraddizioni, assemblee, cortei, mille cose, fino a quando vedo che c'è uno spazio dove il malessere si enuncia e si enunciano le responsabilità politiche, io l'annientamento del realismo capitalista lo rimando al mittente, perché ancora una volta io penso che la possibilità di abitare nuovi mondi oggi nel tempo presente con tutte le difficoltà è l'orizzonte collettivo che dobbiamo percorrere. Che sto mondo è una merda, spero che bruci, sì, però dalle macerie qualcosa prima o poi la ricostruiremo radicalmente. E però stavolta non ci sarà, passatemi in termine, qualche paternale che ci deve dire qualcheduno come si deve fare, perché a noi non ci hanno dato nulla, e quello che ci riprenderemo ce lo riprenderemo, perché vogliamo tutto. Io voglio tutto e voglio un'altra società alternativa, e quindi noi non siamo solo vittime, se siamo vittime ma sappiamo anche resistere. E qua per me c'è un passaggio che per me è necessario, scusate un po' la ragione, ma intanto grazie mille per i vostri contributi davvero, e vabbè, okay. Io vabbè dico un po' la mia esperienza, io sono appena uscita da un percorso anche di rappresentanza e ho proprio visto proprio anche i giovani stessi e gli stessi studenti, spesso non mi interessa l'università, è solamente quello step obbligatorio da fare per poi arrivare a un lavoro che spesso purtroppo sempre precario, perché anche dopo 3 anni dalla laurea, io poi che sono un umanista, andiamo sempre su quei 600 euro con cui adesso neanche ci campi, soprattutto in una grande città come per esempio Milano, proprio neanche ci paghi l'affitto adesso. Esatto. La paghi una settimana d'affitto. Esatto. E la mia domanda più che altro da tutto questi spunti, secondo voi, come modificare, come rivoluzionare, come arrivare alla rivoluzione, perché è quello che dobbiamo fare oggettivamente, da questo che è un sistema che proprio è incentrato sulla crescita, cioè l'unica cosa, anche se deve essere ecologica, deve essere sempre crescita, non si nemmeno mette in discussione cosa è la crescita, se fa bene la crescita al sistema terra, e quindi secondo voi come possiamo rivoluzionare questo mondo e
la scuola, l'università. Grazie. Ma a me di, come ti chiami? Lucia. Senti, a me di impulso viene da dire una cosa, ma di impulso così, poi sicuramente mi occorrono anche 10 minuti per pensare meglio. Contaminatevi tra voi giovani, dovete contaminare il pensiero, Michael deve contaminare altri 10, 20, 1000, tu Lucia altrettanto, tu, voi giovani, perché io anziana, loro sono giovani, finti giovani. Io parlo per me, io, ma credo che i colleghi abbiano più o meno la stessa mia, lo stesso mio obiettivo. Sto cercando di fare tutto quello che posso, talvolta mi sento e mi definisco una Don Chisciotte, no? Dico, io vado avanti, no? E continuo, cerco di contaminare i giovani nel mio mestiere e i colleghi nell'altro mio mestiere. Ecco, contaminatevi. In un tempo in cui si è parlato di pandemia di contagio, è una brutta parola, sembrerebbe una brutta parola, ma qui si parla di contaminazione del pensiero, pensare. A me, quando ho ascoltato Michael, altro tema che avremmo potuto e dovuto affrontare è la generazione Z. Francamente la generazione Z ha capito tutto, ma guarda caso non va ascoltata, non va accolta dalla politica, dalle istituzioni o da chi che sia, danno fastidio. A che cosa danno fastidio? All'economia, al potere, all'imprenditore, eccetera, eccetera. Ecco, io vorrei solo finire stasera con un pensiero positivo. Cerchiamo di pensare positivo, pensare che si può fare. Mo continuo a pensare mentre parlano. Anche secondo me bisogna prendersi spazi, prendersi il tempo. Tutti vogliono velocità, noi andiamo lenti. E così poi prepararsi anche a una certa bella dose di frustrazione, perché come dici tu, alla fine quello che parla, quello che si oppone è la rompicoglioni, è lo stupido di turno, quello che fa perdere tempo durante le riunioni, no? E quindi anche prendersi anche questo, no? E poi, come dicevamo prima, mantenere tanto eros in quello che vuoi tu, cioè la passione che ti guida, la secondi, la tieni con te, non te ne deve, cioè senza porti limiti. Secondo me è quello, perché è veramente un esercizio di resistenza, di opporsi a tutto e tutti, perché a volte la contaminazione parti così, no? Hai intorno tutte persone che pensano in un altro modo e ti devi guadagnare il tuo spazio, e però è anche molto, molto bello anche. Di pensare in un altro modo, si tratta anche proprio di portare, no, la condividere una visione, no? No, io su questo tema veramente una battuta, perché l'ora è tarda, direbbe appunto Bilbo Baggins. No, il problema è che comunque io l'ero ce lo mette, la passione di Michael, la testardaggine della compagna, la passione, la pedagogia, tutto. Le rivoluzioni hanno bisogno di un soggetto rivoluzionario, altrimenti poi facciamo anche soltanto così folklore. I soggetti rivoluzionari sorgono perché delle persone scavano, non nelle contraddizioni, noi ora scaviamo. Però questo soggetto rivoluzionario globale, internazionale, di donne, di lavoratori, vediamo cosa accadrà, bisogna costruirlo e tutto ciò è molto faticoso. Abbiamo un nemico, un avversario
che è potentissimo, perché oggi gli strumenti di repressione sono molto molto più grandi di quelli che potevano avere Luigi XVI, ma anche proprio i regimi fascisti, nazisti, oggi si tiene repressione. Ovviamente poi abbiamo un nemico anche, che è quello che è dentro di noi, perché comunque la società in cui noi viviamo qualcosina per sublimare le frustrazioni ce lo dà. Arrivo questa mattina da una lunga discussione bella in classe con la mia quarta, parlavamo di corpi, della democrazia, siamo andati a parlare di OnlyFans, e comunque ad esempio ci sono delle vie individuali anche per rivendicare reddito. Io non mi faccio più sessualizzare un altro, mi faccio chiacchierare e mi vendo io, che sono discussioni molto belle, che però sono dei passaggi non per una cosa collettiva mia, ma io scelgo la mia lotta anche, no, individuale, mettere insieme questi pezzi, perché sono tutte manifestazioni di un mondo che di fatto ci fa soffrire. E parlavo a partire da quel video di quei due ragazze che dicevano: noi facciamo papà, bombini, sono al chiaro, venite qua, eccetera, eccetera. La classe si divideva, diceva: no, guarda, si fanno sfruttare, no, guarda, sono loro che sfruttano, eccetera, eccetera. A me non interessa relativamente poi il giudizio, ma interessa la manifestazione, no, di questo fenomeno, che vuol dire che questo è un mondo in cui fatichiamo ad essere felici, a star bene, per quelle che c'è un problema di reddito. Tutte queste persone continuano a raccontare: vai, ce la fai sulle piattaforme, ti fai i soldi, o anche i trapper che ti cantano: ti fai i soldi, la macchina, sono tutte manifestazioni, quindi un disagio di una insieme anche di generazioni, perché non è solo più una, no? Che faticano ad immaginarsi, a proiettarsi nel futuro. Quando tu fatichi a proiettare il futuro, figurati cosa conta poi la scuola. Il voto l'hanno fatto saltare loro, il sistema del voto, perché soffrono e poi ti mandano a fare in culo, perché percepiscono il non valore. Ripeto, a parte quella piccola minoranza dove il papà e la mamma sono riusciti anche a dirgli: guarda che lo studio mio poi sarà tuo, il ragazzo ci crede, allora va a scuola per chi ha un obiettivo, ma per tanti altri ormai l'obiettivo è, diceva lei, salario di merda, precariato da tanto tempo, nepotismo, queste cose interiorizzate ti tagliano le gambe, e questo slancio o questo senso del sacrificio non c'è più. E poi facciamo pure una distinzione tra scuola e scuola, chiaramente, perché in Italia poi è vero che la questione di Michael non è più tra nord e sud, però sulla scuola la violenza del nordismo è, non è solo evidente, ragazzi. Io ho la fortuna di essere invitato spesso a parlare con i ragazzi in scuola del sud, ma i trasporti per andare alla scuola del sud, l'offerta sportiva che c'è nel sud, soprattutto quando non sei chiaramente la borghesia di Catania o di Potenza, per gli altri, vedo che per gli altri la vita è veramente fatta di tante piccole miserie, e ti lasci andare lì. La differenza tra una scuola, delle risorse che ha una scuola di Parma, una di Trento, di Reggio Emilia, e una di appunto, ditemi voi, di Cosenza, okay, è gigantesca. Dunque c'è un fossato che noi non riusciamo a colmare, quel fossato lì, poi quel fossato che porta i migranti a migrare, a venire al nord. Poi ti trovi Salvini che ti dicono che non vorrebbero gli insegnanti con l'accento calabrese, avremmo degli insegnanti noi qua del nord, e questa narrazione va verso certa borghesia di Montese o di Varese, che dice: effettivamente perché devo avere questo insegnante calabrese e l'altra pugliese, quando potremmo la regionalizzazione della scuola di Calderone. E perché questo nemico, dicevo, sa muoversi bene sulla pancia, no? Ma degli uomini e donne del sud, degli uomini e donne del nord, perché è un nemico che elimina le classi, vorrebbe eliminare le questioni di genere, vuole eliminare le questioni migratorie, la mette tutto sul singolo individuo, come dicevi tu prima, e così ti tagliano sul nascere ogni possibilità di collettività. E noi allora contronariamo, saremo pochi, la maggior parte degli insegnanti, quando c'è un'occupazione, all'Einstein a Torino c'è stato, guardate che la maggior parte degli insegnanti ha votato per la punizione, cioè ha vinto il preside, ha detto: gli insegnanti hanno occupato, individuiamo
con telecamere, tutti chi erano i leader, i quattro leader sospesi e quelli che hanno più partecipato sei in condotta. Allora io dico, il preside potrebbe avere queste manie, eccetera, eccetera. Lo porta in collegio, mi sembra 75% a favore. Ma capite che dobbiamo veramente ripartire noi, lavoriamo su noi stessi, poi incontriamo gli altri, ci mettiamo così sotto braccio e andiamo, perché la roba lì dobbiamo farla. No, innanzitutto grazie, no, scanso di equivoci, perché poi riflettendo, dato che sono tanti, come posso, questioni spinose, è difficile da nocciolare nord e sud, non come superamento di appiattimento, giustamente, perché ovviamente l'esperienza, come posso dire, collettiva, cioè pure, cioè, come posso dire, cioè, ci ammalano e per curarci dobbiamo andare a Roma, dobbiamo andare a Milano. Penso che però, a differenza, e anche su questo per riprendere un po' quello che diceva, diciamo che il neoliberalismo a un certo punto, allora se nell'800, no, noi meridionali eravamo riconosciuti, venivamo chiamati letteralmente africani, no? Con il neoliberalismo adesso e con la migrazione interna adesso, come si può dire, siamo meno africani, siamo un po' più bianchi, no? Infatti Lega Nord dice siamo Lega, gioca, no? Perché effettivamente io quando parlo di nord e sud, adesso abbiamo fatto pure un evento da poco, vi consiglio anche questo libro di Carmine Conelli, Rovescio della Nazione, pubblicato da Tamo Edizioni, qual è un elemento interessante che fa emergere e che spesso e volentieri questo discorso ha portato poi, perdonatemi, un meridionalismo identitario. Questo è un rischio che noi non ci possiamo correre, perché uno, come diceva prima Matteo, caporalato a Foggia, i migranti, da chi vengono sfruttati? Dal padrone meridionale. Allora vuol dire che anche nella questione, nelle questioni meridionali e nei sud globali, riprendendo un po' Gramsci, forse la dimensione di classe ci dice qualcosina di più rispetto invece a una questione identitaria. Per me, e riprendo qui una definizione molto bella di un movimento transcontinentale che è la tricontinentale, dice forse dobbiamo pensare il sud più come uno spazio, uno transdisciplinare, no, contaminante, e due forze più in divenire, più politico, cioè come un rapporto sociale da questo punto di vista. E io lo so, perché io in qualche maniera, vivendo a Bologna, io sai quante volte vivo la difficoltà di non trasmettere la mia esperienza vissuta di cosa significa vivere un margine del sud, perché si prende sempre la questione meridionale come una questione storica, perché è spinosa, è pericolosa da questo punto di vista. Però se vediamo, no, e mo Saviano che ti dà il riscatto, poi scopri che invece Saviano è uno dei tanti che ti aspetta, è contorta. Quindi nord-sud non come annullamento da questo punto di vista delle differenze, secondo me dovremmo pensare il sud come sempre con questa potenzialità di un non relazionale, cioè non identitario, ma di riconoscersi, no, banalmente con il margine, per esempio il margine di Tamburi, andando proprio di persona, non è tanto diverso dal margine della pianura padana. A livello di inquinamento ambientale, a livello di forza lavoro dequalificata, a livello di, cioè ci sono delle contaminazioni, come posso dire, degli elementi in comune che secondo me permetterebbero di sviluppare il concetto di sud superando i meridentalesimi. Sulla domanda che ponevi, io faccio molta più, come posso dire, ci hanno sempre narrato di questo presunto soggetto rivoluzionario. Nei tempi, no, delle rivoluzioni operaie era il soggetto della fabbrica, era l'operaio, nelle lotte contadine era il contadino, cioè c'è sempre stato, no, questa soggettività, a un certo punto si deve omogeneizzare. Io penso che il punto di partenza, non ho la risposta da questo punto di vista, perché guardate, a me forse una delle cose, spero che sarà per sempre, è una delle cose che mi mantiene tra virgolette in vita a livello collettivo, è proprio il desiderio di rivoluzione, e io non so come si potrà culminare, ma è quello che voglio portare da questo punto di vista, uno. E due, era un po' quello che arrivava dagli stimoli. Forse siamo in un momento in cui ogni corpo segregato, ogni corpo, no, che viene reso al margine, mostra un conflitto, mostra un atto di ribellione. Forse quello è innanzitutto riconoscerlo come atto conoscitivo. Ergo, io sono stufo di sentirmi dire che esistono delle priorità e che ogni volta dobbiamo aspettare solo quando è morto, perché finalmente, no, abbiamo avuto l'ondata del negazionismo climatico. Poi come movimento abbiamo detto,
Mizzica su ecofascismo, Bolsonaro e compagnia bella, forse qualcosa non quadra, no? Se ci sono le migrazioni climatiche, cose, oggi diviene uno degli agenda, no? Uno degli elementi importanti dell'agenda 2050 dell'Unione Europea, tutti vogliono parlare di crisi climatica. Bene da questo punto di vista, cioè per me non esistono le priorità da questo punto di vista, forse no, di costruire alleanze, direi anche multispecie da questo punto di vista, proprio perché siamo no, in una fase in cui banalmente vediamo come anche il governo Meloni, prendo l'esempio no, dell'Orsa che tanto viene dibattuta, ma forse è lampante anche no, di come c'è un femonazionalismo e un ecofascismo che si sta pian piano no, ulteriormente restaurando. E quindi concludo con due questioni. Uno, secondo me, è la capacità nostra di interconnettere, contaminarci. Tra l'altro uno dei collettivi di geografia di cui facevo parte si chiama proprio Spazi di Contaminazione, per riappropriarci no? di questa parola che spesso viene messa un po' come negativo, e invece ci sono delle contaminazioni che secondo me vanno praticate, e quindi forse reinterconnetterci, perché ci hanno frammentato tanto, ci hanno isolate, perché ovviamente sapevano che isolandoci potevano ovviamente avere più potere di repressione da questo punto di vista. E due, oltre all'interconnessione, alle alleanze, secondo me dobbiamo ricostruire una contronarrazione, non solo delle pratiche, dove il conflitto ritorni ad essere un nostro strumento. Il conflitto è stato così tanto stigmatizzato, così tanto no, reso come una bruttura da questo punto di vista, per la quale gli unici strumenti che, con cui puoi dire la tua opposizione, te lo deve dire con cui sei il padrone, come devi ribellarti. Come se ci siano delle regole per il ribellione. Ogni ribellione, se parte da un processo di autocoscienza e di liberazione, è un ribellione valido. Forse è più noi capire un attimo come reintessere questo conflitto politico che in qualche maniera ci permette di andare oltre alla mera, come posso dire, mera cooperazione, perché vedete pure le partecipazioni pubbliche che fanno tra istituzioni e cose, sono delle nefandezze. Non è vero che c'è processo decisionale, io il processo decisionale lo vedo nelle piazze, non lo riesco a vedere nei luoghi istituzionali dove fondamentalmente tutto è approvato e già fatto e ti chiedono semplicemente cooperazione. Ma che vuol dire cooperazione? Se per me è uno schifo, io lo devo dimostrare, mi fa schifo e voglio che questo venga portato avanti così, in questa maniera. Quindi, come posso dire, concludendo, c'era una bellissima frase di una geografa femminista afroamericana, Belux, pedagogista anche lei, da questo punto di vista, che diceva forse ci dobbiamo anche riappropriare proprio del margine e non come un luogo da abbandonare verso il centro, ma come luogo dove poter sperimentare a partire dalle nostre esperienze vissute processi rivoluzionari. Come si fanno? Capiamoli insieme, però non alludiamoci più che qualcuno ci può dire dall'alto come si fa la rivoluzione e chi la deve fare la rivoluzione, perché già lì ci stanno fottando, già lì ci stanno alludendo. E non è così. E grazie con te per questo bellissimo incontro, confronto, chiacchierata. Grazie davvero per l'opportunità. E grazie anche a voi.